Ciao, facciamo un pezzo chitarra ed armonica, un successo del 1972 italiano che è uscito al Festival di Sanremo, che è arrivato al settimo posto, ma è stato fra i brani più venduti per quell'edizione con 500.000 copie, per cui è stato un successone di quell'anno. Una bellissima melodia, un giro di accordi in sol, quindi ci dotiamo di armonica in sol. E vediamo alla chitarra e all'armonica come fare questo brano. Ci serve un sol maggiore, quindi un medio indice anulare, terzo, secondo e terzo tasto, dove il medio sta alla prima corda in alto, indice la seconda e l'anulare alla sesta. Poi ci serve un La minore. Quindi indice, medio e anulare, e li posizioniamo al primo tasto, al secondo e al secondo, partendo dal basso della seconda, della quarta e della terza corda. Quindi un bel La minore. Poi ci serve un Do maggiore, e dal La minore non è difficile in quanto lasciamo l'indice dov'è, lasciamo il medio dov'è, semplicemente l'anulare lo spostiamo alla seconda corda in alto e al terzo tasto. E quindi dal La minore facciamo un bel Do maggiore. Poi ci serve un Mi minore, indice medio secondo tasto della seconda e della terza corda partendo dall'alto, e un La maggiore con indice medio e anulare sempre al secondo tasto della terza, quarta e quinta corda, partendo dall'alto, e un Re maggiore, indice, anulare e medio al secondo, terzo, secondo tasto delle ultime tre corde in basso, quindi quarta, quinta e sesta corda, Re maggiore. La facciamo molto lenta, più trascinata per assaporare la melodia, quindi un ritmo scandito dalla chitarra. Iniziamo con il sol. Gli accordi sono sol, La minore, poi torna in sol, Do, Re e sol. Prima vi accenno la canzone a vola voce. Partiamo dal sol. La minore. Ancora la minore. Sol. Chitarra. Parte solo verso il basso, plettro 0,60 medio. Proviamo con l'armonica. Ci posizioniamo proprio in mezzo nel sol e ci mettiamo al mezzo centrale e soffiamo. Facciamo precisamente l'accordo della tonalità dell'armonica. Noi partiamo con il Sol, quindi ci posizioniamo in mezzo, poi sentiamo con la chitarra che Sol. A secondo che soffiamo con la bocca stretta, quindi prendiamo solo un forellino oppure ci allarghiamo la bocca, otteniamo una nota oppure un accordo, in quanto l'accordo dell'armonica su una certa nota si fa soffiando sulle note accanto, così che ricrea l'accordo maggiore di quella nota. Sol maggiore. Quindi bisogna
soffiare o aspirare per fare una nota o per fare la nota subito prima o subito dopo. Quando l'armonica, vi ricordo che si soffia, si aspira, soffia, aspira, soffia, aspira per progredire con le note dalla sinistra verso destra. Quindi a sinistra abbiamo le più gravi e a destra le più alte. Quindi soffiamo, aspira, soffia 2 volte e poi c'è un aspirato, un soffiato. Quindi soffia, aspira, soffia, soffia. Rifacciamo. Quindi quando metto il dito in giù, soffia, su, aspira. Riproviamo. Quindi per adesso siamo stati sempre in sol con la chitarra. Però la chitarra va in la minore. Rifacciamolo. Quindi è Sol, la minore e Sol. Rifacciamolo. Dovete sentire quando sale, quando scende, come tonalità, e dovete sentire anche quando è il momento di soffiare o aspirare. Se sentite che va alla nota subito dopo e state soffiando, bisognerà salire aspirando. Questa cosa bisogna sentirla. Rifacciamolo. Prima di partire con la chitarra, c'è questa piccola introduzione, poi parte. Dopo queste prime strofe, la canzone va avanti. Giorno mi prese, quindi do, re, voglio, quindi do, re, giorno sol, prese il treno, do, sol, e la minore, dato quello che era mio, rimane la minore, scomparivano piano piano, re, sol. e piangendo parlai con Dio. Vediamo con l'armonica. Poi va avanti con quante, quindi do, re, sol, volte ho cercato il sole, do, sol, quante la minore, volte ho mangiato il sale, la città aveva mille sguardi, re, sol. sognavo montagne verdi. Thank you.
poi va in do e ritornello. Il mio destino, sol, la minore, deve stare accanto a te. Mi minore, do, un po' vicino, sol, che paura, la minore, mi minore, do, e un po' bambino, sol, re. Chiusura, fare con il mignolo. Facciamo con l'armonica. Stupenda da fare con chitarra armonica, vista la melodia molto dolce che lenta ci accompagna per tutta la canzone, quindi sicuramente da fare con chitarra ed armonica per far assumere alla canzone tutto un altro aspetto. Spero vi sia servita, buona armonica, e potete seguire il canale. Ciao, a presto.